Bentrovati al consueto appuntamento con Vite da Campioni. Nella puntata di stasera vi stiamo per portare nel mondo dell'atletica per presentarvi uno specialista della velocità azzurra, Roberto Donati, medaglia d'argento agli ultimi europei di Barcellona nella staffetta 4x100. Venite con noi! Siamo al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito in compagnia di Roberto Donati. Ciao Roberto. Ciao a voi. L'ultima tua impresa è stata agli Europei di Barcellona. Con la staffetta avete vinto l'argento, ce la racconti? Sì, anche se sentire parlare di impresa mi sono un po' ancora spiazzante. È stata un'emozione molto forte dove abbiamo conquistato questo storico risultato, non solo per il secondo posto dietro la Francia, ma per aver anche conseguito il vecchio record italiano datato 1983, tra virgolette il mio anno di nascita, quindi vecchio di 27 anni, con gli altri componenti della 4x100, quindi emozione fortissima. Chi erano quei quattro che voi avete ormai surclassato perché avete superato il loro record? Beh, nomi del calibro di Tilli, Simoneato, Mennea e Pavoni, quindi pezzi grossi insomma del nostro sport. E invece oggi chi siete? Oggi non suonerà più questa vecchia musichetta, ma si sentirà Donati, Collio, Di Gregorio e Checcucci. Speriamo per più di 27 anni. Davanti a voi la Francia, che se non sbaglio riesce ad arrivare prima non solo in questa competizione agli Europei di Barcellona, ma anche in competizioni precedenti, per esempio anche il Golden Gala. Sì, sì, purtroppo noi siamo stati bravi a cercare di giocarcela contro di loro, perché quest'anno ci siamo scontrati 4 volte. E loro ci hanno battuto al Golden Gala, noi l'abbiamo ribattuti in Coppa Europa, che è poi la seconda manifestazione più importante dopo gli europei. Poi l'abbiamo ribattuti a Parigi perché c'era questo scambio di match, insomma noi a Roma e loro a Parigi, ci siamo autoinvitati. Purtroppo loro poi hanno vinto la bella agli europei e noi siamo arrivati secondi, però per questo giro insomma ci accontentiamo. Facciamo un tuffo nel passato, quando è iniziata la tua carriera agonistica? Ormai quest'anno festeggio il decennio, comincio l'11ª preparazione della mia stagione agonistica. La prima tua gara te la ricordi? Sì, come no, facevo i 100 ostacoli proprio allo Stadio dei Marmi, uno dei stadi più belli d'Italia, secondo me purtroppo non è molto utilizzato. Arrivai terzo, mi sembra, qualcosa del genere, sì. Bella gara, c'era mio padre, il mio allenatore, ero molto emozionato. E poi è arrivato un record personale invece nella gara dei 200 metri. Esatto, da circa 4 anni ho smesso di praticare i 400 ostacoli, che è stato diciamo un po' il mio primo amore, dove sono arrivato anche in semifinale ai campionati europei Under 23, ho vinto i campionati italiani Under 23 e ho fatto un po' una scommessa sia con il mio allenatore, il professor Roberto Bonomi, sia con la mia squadra, il centro sportivo dell'Esercito, dove abbiamo deciso di puntare sulla velocità. Fortunatamente insomma è andata abbastanza bene, visto che sia nel 2009 che nel 2010 sono campione italiano in carica. Cosa cambia? Cambia tutto, soprattutto tra i 400 ostacoli e tra i 200 metri, nel senso è proprio facilmente intuibile che tra i 400 ostacoli e i 200 metri c'è proprio una diversa preparazione, proprio una diversa gara, proprio come impegno sia di forza sia come capacità aerobica e lattacita, nel senso i 200 metri è una prova di potenza pura, mentre la 4x100, come piace sottolineare il mio caposettore della federazione italiana, bisogna essere più 200 metristi che 100 metristi, perché 4x100 tenta un po' a ingannare, cioè è vero che sono 4 componenti che corrono 100 metri, però con la zona cambio corri molto più di 100 metri, alla fine ogni componente della staffetta corre tra 120 e 130 metri. Come si fa ad amalgamarvi tra voi quattro? Questo è stato molto difficile, nel senso che comunque venivamo da periodi veramente difficili, nel senso l'Italia non otteneva una medaglia di questo prestigio nella 4x100 veramente da tantissimi anni, forse più di 10. L'ultima finale olimpica, infatti mi sembra l'ultima finale internazionale si sia fatta, a parte la nostra l'anno scorso ai mondiali, era nel 2000, quindi sono passati circa 10 anni. Ci devi mettere tanto del tuo, ecco, secondo me, io lo dico sempre, la capacità del nostro caposettore della velocità è stata quella di non essere praticamente un'autorità al di sopra di noi, ma riuscire a leggere bene le nostre voglie, le nostre scelte. Noi invece abbiamo sceso un gradino, abbiamo riconosciuto i nostri errori,
Siamo diventati un po' tutti quanti più umili, abbiamo capito che con la staffetta potevamo fare grosse cose, mentre a livello individuale siamo ancora un po' in ritardo. Nel futuro come vedi queste due strade? La staffetta da una parte, che progetti ti poni invece a livello individuale? Il tempo che noi quest'anno abbiamo fatto con la 4% è un tempo di valore mondiale, però non ancora da permetterci di poterci scontrare contro Giamaica, Stati Uniti, che sono quelli che vanno un po' più in voga. Bisogna ancora limare dei decimi fondamentali per cercare di vincere delle medaglie ai prossimi campionati del mondo e alle Olimpiadi, soprattutto il focus adesso è per Londra 2012. E a livello individuale continuerai a correre sui 200 metri? Sì, sicuramente sì, è la specialità che attualmente mi si addice di più. I 100 metri sono quelli che invece mi intrigano un pochettino di più, dove credo di avere anche margini importanti per far sì che anche i 200 poi possano venire meglio, quindi spero di poter conseguire anche il minimo nell'individuale nel giro di 2 anni per poter partecipare anche all'individuale e alle Olimpiadi. Se non sbaglio sei fratello d'arte, in questo caso non figlio d'arte ma fratello d'arte. Fratello d'arte, sì, mio fratello è quello che un po' mi ha trainato in questo mondo, nel mondo dell'atletica, anche lui è un velocista di 100 e 200 metri, anche lui è soprattutto uno staffettista, lui ha già partecipato a 2 edizioni delle Olimpiadi, 2 campionati del mondo, purtroppo gli è mancata un po' la ciliegina sulla torta perché anche loro hanno coronato bellissimi risultati anche in ambito internazionale, gli manca un pochettino il riconoscimento che io quest'anno ho avuto, quindi una medaglia importante internazionale. Mito sportivo ce l'hai? Mio fratello, per me è sempre stato un riferimento, anche come dicevo, se non è proprio un mito che ha vinto tanto, però a me ha sempre trasmesso molta carica, molta, molta voglia di emergere, insomma io ho preso sempre lui come esempio. Senti, invece per quanto riguarda i tuoi sogni nel cassetto, cosa vuoi realizzare di tuo? No, quelli non posso dirveli i sogni nel cassetto, no... A me mi piacerebbe continuare su questa scia, non solo come risultati, è un periodo molto favorevole della mia vita, insomma l'universo mi dà una bella spinta e spero che possa continuare così, io devo da mia parte mettercela tutta e per far sì che i risultati vengano, perché alla fine se ci credi anche soprattutto nei momenti duri e continui a allenarti e continui a fare le cose come vanno fatte, i risultati arrivano, è un po' il messaggio che vogliamo lanciare. L'atletica cosa ci divide dalle altre nazioni che sono più avanti di noi? Ci divide secondo me ancora il lavorare male da tanti organi, anche abbiamo molto ancora da costruire a livello federale, secondo me spesso siamo troppo lasciati da soli dal punto di vista programmatico, nel senso anche la 4% secondo me siamo stati molto bravi insomma a farlo noi questo risultato insieme al nostro caposettore, però non è che ci siano state delle grosse agevolazioni da parte dal punto di vista federale, ecco, ci vogliono più allenatori di livello per poi far sì che i talenti non si perdano per strada. Cosa ti immagini nel futuro? Magari farai proprio questo? Non mi dispiacerebbe onestamente, non mi dispiacerebbe che mettermi in gioco per vedere se posso fare questo tipo di attività, perché attualmente non sarei in grado, te lo dico proprio onestamente. Che cos'è l'atletica per te? L'atletica per me è stato uno stile di vita, veramente, a me ha insegnato tante cose, io la sponsorizzo al mille perché l'atletica è una disciplina che ti forma. Dal Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito, dove abbiamo realizzato questa puntata dedicata all'atletica in compagnia di Roberto Donati, io vi do appuntamento alla prossima settimana con un altro campione e un'altra storia da raccontarvi.